Amore, sei pronta? Stiamo andando dal dentista. E perché la mamma ha bisogno di fare una piccola lezione di ripasso su come usare questo, mannaggia, non sono riuscita l'altra sera, quindi adesso... Voglio far vedere un profumo che ho comprato. Ah, sì, fammi vedere. Vediamo un po'. È nuovo? Sì. Vediamo un po'. Vediamo un po' questo profumo. Guarda. Ma è una scarpa, ma è bellissimo, amore. Sembra la scarpa di Cenerentola. Fammi sentire. È buono? Sì. Però adesso andiamo, amore, perché dobbiamo andare dal dentista e poi volevo passare un attimino da scuola per vedere se sono usciti i cartelloni con le votazioni finali, sia tuo che di Vanessa. E poi passo sotto il tempo. Ah, ma perché non so ancora se siamo state promosse? Sicuramente siete state promosse, però io ho problemi di linea perché stanno facendo i lavori ormai da 6 mesi e non sono riuscita ad accedere al registro elettronico. Quindi sapevo che oggi ci sono delle riunioni a scuola e quindi immagino che ci siano i cancelli aperti e andiamo a vedere i cartelloni che ci sono fuori appesi, ok? Ok. La mamma ha detto che dopo andiamo a vedere fuori scuola se ci sono i cartelloni finali per vedere se siamo state promosse o bocciate. Ah, perché la mamma non le ha ancora viste sul registro elettronico? No, perché adesso che stanno lavorando non va tanto la connessione. Dime, siete pronte? Tanto sì. Dobbiamo andare. Ah, vi avevo preso un regalino per la promozione, perché tanto sono sicurissima che siete state promosse, ci mancherebbe altro. Volete venire giù ad aprirlo prima di andare, perché siamo in ritardo? Sì, andiamo. Ecco, allora qua dentro ci sono i regali per tutti e due. Anastasia! Questa è di Anastasia. E questo è quello che la mamma ti ha regalato, amore. Ani, questo è il tuo, l'ho scelto per te, questo è per Vanessina. Io credo in te e l'altro è io credo in me. Bellissimi. Però mi promettete che li leggete? Sì. Anzi, vi dirò di più. Possiamo leggerli anche insieme, magari stasera nel letto si possono leggere insieme. Va bene? Okay. Siete contente? Sì. Andiamo, dai, bimbe, che tardi, il dentista ci aspetta. Un'altra cosa importantissima che non vi ho detto. Oggi iniziamo a fare le valigie. Dobbiamo muoverci, dobbiamo muoverci. Siete contente? Tra quanti giorni partiamo? 4. Che meraviglia. Oggi è 20, 21, 22, 23, 24. 4. Esatto. Anastasia è impaziente di andare dal dentista. Ma il dentista no, non ci vuole e non ci risponde. Amore, adesso andiamo in farmacia e prendiamo qualcosa, va bene? Alcol. E cosa dovresti usare? L'alcol? No. Ah, non avevi suonato, Anastasia? Sì. No. Randaccio. Adesso guarda insieme a me, così mi cerca di capire anche tu bene come si fa. Missione compiuta dal dentista, abbiamo tutti, compresa Vanessa che sta litigando con i morsi delle zanzare, capito come si fa. Ma io l'avevo già capito, il problema è che non vedendo molto faccio il giro un po' maluccio. Adesso speriamo di non farlo più male perché dobbiamo partire e il dentista a San Teodoro non c'è. Ti fa un po' male? Sì, no, c'è, volendo c'è, infatti, però mancano 4 giorni quando partiamo, poi alla fine di questi giri, eh? Sì. Ti fa un po' male adesso, ti ha fatto 2 giri insieme. Ok, andiamo a vedere se sono usciti i cartelloni e se si può accedere. Allora, bimbe, siamo fuori da scuola, ma il cancello d'ingresso è chiuso, le porte sono aperte perché, come vi ho detto, oggi ci sono le riunioni e i cartelloni, non so se da qua si vede, sono appesi. Andiamo a provare a suonare? Vuoi entrare a vedere? Vuoi no, leggere? Suonare, sì. Sì? Ma sono quelli i cartelli? Sì, 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 quelli sono andiamo. I cartelli. Huh? Ok, andiamo a vedere, sei scesa anche tu? Dai, andiamo a vedere. Anzi, andate, io rimango qua. Dai, citofoniamo. Ok, cucciolini, le bimbe sono andate a vedere la loro promozione. Giusto per curiosità hanno voluto leggere il cartellone, ma sicuramente sono state promosse, ci mancherebbe altro. Quindi aspettiamo e vediamo cosa ci dicono. Eccole! Com'è andata? Promosse! Promossa! Brave! Vabbè, ma lo sapevamo già, dai, cioè non è che c'era bisogno di andare a leggere, però visto che eravamo fuori casa, tutto bene? Tutti promossi? Ok, benissimo, e allora vi voglio fare un ulteriore regalo. I baci di dama per questa promozione. Okay. Siete okay. Contente? Sì. Andiamo a casa a farli? Sì, cosa hai fatto? Ho fatto così.
Ma sei matta, Anastasia? Questo perché tu non sei iperattiva per niente. Ma mani, invece che baci di dama, l'hai costata la Nutella? Sì! Ma io adesso come faccio a dire ai miei genitori che sono stata bocciata? Bravo amore, stai preparando il tavolo? Sì. Così la mamma fa i dolcetti per premiarvi di questa promozione, eh? E Vanessina cosa sta facendo? Andiamo a vedere. Guardate. Perché poi dovete andare a fare le valigie. Guardate. Oh, il tuo gattone. Vanessina, cosa fai? Stai leggendo il libro? Sto leggendo i capitoli. Ah, hai appena iniziato, poi mi dici se ti piace, ma stasera lo leggiamo insieme, ok? Come promesso io adesso vi vado a preparare i dolcetti che vi siete meritati per questa super promozione, bravissime bambine! Tutto bene Vanessa, sei stanca forse, ti sei impegnata tantissimo quest'anno e adesso ti meriti un bel riposo. Se vuoi potrai utilizzare un libro che ti servirà per un ripasso generale, però poi lo decidiamo insieme, ok? Per le vacanze. Sì, va bene, poi ci pensiamo. Vediamo un po'. Wow, amore, sei speciale, tu sei speciale. Adesso preparo i dolcetti però, ok? Allora bimbe, niente valigie? Non volete partire? Ti stai preparando per uscire perché stasera andiamo a festeggiare la vostra promozione, vero? Tua sorella dov'è? È di là. Ma non le facciamo le valigie? Abbiamo ancora un po' di tempo. Le facciamo domani. Vuoi farle domani? Tu sei già pronta per uscire? Andiamo a vedere cosa fa Anastasia. Ani, posso? Che fai? Ti stai preparando anche tu per la serata? Sì. Allora, volete farle o no queste valigie? Sì. Sì, sei sicura? No. Non avete voglia, niente, non si parte. Andiamo a festeggiare solo la promozione. Ho messo i bacetti in forno. Sono pronti. No, non sono pronti, ma comunque non li mangi perché dobbiamo andare a cena, al massimo dopo cena. Ok. Io però direi comunque di cominciare a dare un occhio e vedere che cosa vogliamo portare. Questo qui non mi piace per niente, perché se ti parte rompe uno specchio, magari quello, eh? È finita. Dai, decidiamo un po' cosa prendere. Cosa vorresti portare in vacanza? A parte i vestiti, profumi, sì. Un pupazzino. Un sacchetto profumi. Nel sacchetto trasparente. Sa quale già? Anch'io, ne abbiamo tantissimi. Però non porto la scarpa perché sennò... No, la scarpa no. Però magari questo. Non so quello qua. Ma sì, ne basta uno, eh? Non 15. Io il bonbon, se lo portavo sempre. Ecco, brava, portiamo il bonbon. Poi qualche trucchetto. Sì. Vale. Allora, questi due. Perché questo lo metto qua. Poi. È bellissimo, oltretutto. Quasi quasi stasera me lo faccio anche un timbrino. Visto che usciamo a festeggiare. Non è il timbrino stasera. No, ah. Allora, questo è quello che ti metto qua. Avete visto che bello il timbro di Anastasia? Anastasia, accendiamo la luce. Okay. Aspetta un attimo, se accendiamo la luce. Vi faccio vedere come si mettono. Allora, se vuoi mi tolgo dopo il timbrino e li faccio qui. Allora, questo si mette qua. Sì? Da tutte le parti. Ah, ma si può che hai 7 anni e ti trucchi? Cioè... Me l'ha regalato male. Va bene, ma io direi che non ne hai bisogno una casa, la tua pelle è perfetta. No, per farla bianchire. Perché devi farla imbianchire la tua pelle? Devi diventare un fantasma? Sì. Dracula? Perché non mi voglio vedere? Anastasia, sei bellissima. Non diciamo stupidaggini. Comunque, va bene. Allora, vado a chiedere anche a Vane cosa vuol portare, ok? Adesso soltanto che vado a chiedere a Vane, io mi tolgo il cuoricino e vi faccio vedere come si mettono. Ah, va bene. E allora. Questa, a parte il cuoricino, anche la liner. Le liner? Sì. Non aveva la stellina, no? No. Ah, cuoricino e liner. Mi ricordavo... infatti anche a me mi ricordavo. Mi ricordavo due timbri io. Anche io. No, invece sono... Allora non è quello che dico io, eh? No, sì, no, quello è uno. È un altro. No, non credo. Questo è più buono, no, è più bello, era però. Quello, no, questo era solo quello con il cuoricino e la linea, è quello che aveva Vanessa. Ah, invece ok, sono... invece noi ne avevamo preso uno l'anno scorso in Sardegna. Forse in Sardegna, Bordini. Magari. Ma, comunque, va bene, vediamo no, Vane cosa si vuol portare. In Sardegna io sono sempre quella spalettura. Tu sei felicissima di partire, vero? Sì. Stanno riaffiorando tutti i tuoi ricordi. Cosa faccio fare? Faccelo di vedere. Però. Non eri brava, adesso sei bravissima. Non è una vera corda, quello non serve per saltare, serve per fare degli altri esercizi. Vabbè, non me l'hai regalato. Sì, te l'ho regalato, ma non serve per saltare. Sì, va bene, Anastasia, tu non hai bisogno di truccarti, non hai bisogno di dimagrire perché sei di troppo magra. Quindi direi. Sì, amore, sei magrissima. Anch'io vorrei essere così.
quasi. Allora vuoi fare quella? Eh sì, sai quanto la corda fa benissimo, lo sai? È una delle attività fisiche più efficienti. Allora vedi che funziona. Sì. Dai, ok, facci vedere. Me li sono tolti, si tolgono anche benissimo. Bene. Questi sono i nostri lavori che non finiscono mai. E poi c'è una macchina. Vediamo. Allora. Perché ridi? Uno. Vediamo. Quello è meglio questo sito. Perché qua c'è il cerchio. Ah, perché tu c'è senza sei... cerchio. Mi porto questo, oppure questo per le labbra che me lo metto sempre. Va bene, amore. Vedi che ce le e hai vicino la labbra? Oh, brava. Tienilo giù. E mi porto. Allora, Vane, tua sorella mi ha fatto vedere tutto quello che porterà dai quasi tutto quello che porterà. Quindi tu che trucchi pensi di portarti? Io non troppi, perché questo? Non andiamo in nave, andiamo in aereo. Poi sì. Col pennello. Uh-huh. Il solito pennello. Sì. Il blush. Allora, dai, Vane, va bene, però dobbiamo pensare anche ad altro, non soltanto ai trucchi. Ah, ma mi è arrivato internet. Ah, mi sono arrivate delle notifiche. Boom, possiamo guardare finalmente il registro elettronico. Ah, che bello! Ma certo, così possiamo vedere anche tutti i voti che avete preso, Ani! Ciao. Ho di nuovo la linea telefonica, possiamo guardare il registro, possiamo vedere anche i voti che avete preso. Lo guardiamo subito, dai, che bello! Ok, quindi possiamo andare sul registro elettronico e vedere finalmente la votazione. Ok, Vanessina, allora sono entrata sul tuo profilo del registro elettronico, vado a vedere subito te perché sono troppo curiosa di vedere le tue votazioni. Documenti, scrutinio, secondo quadrimestre. Vanessa non sei stata ammessa alle medie? Come scuola no? Secondaria? No, sì. Scusami, ma non siete andate a vedere prima i cartelloni fuori appesi? Mi hai detto che sei stata promossa. No, sì, c'era scritto. Cosa c'era scritto? Mamma, io non so cosa è successo, non sapevo cosa dirti. Ma cosa è successo? Ma anche tu mi hai preso in giro. Ma tu sei stata promossa? Sì. Ma Vanessa, sei stata bocciata? Vanessa, non sei stata ammessa alla scuola di secondo grado. Sei stata bocciata. No, c'è qualcosa che non va comunque, perché tu hai sempre preso degli ottimi voti. Ero bravissima, che di continuare così. Ma infatti i tuoi voti di questo anno sono migliorati tantissimo. Cioè, io ti ho anche fatto tante volte i miei complimenti. Cosa può essere successo? Non capisco. Perché non sei stata ammessa? Soprattutto perché non me lo avete detto? Questa cosa mi fa arrabbiare. Non è possibile. Non è possibile, no, che non è possibile. È rarissimo che un bambino alle elementari venga bocciato. Vuol dire che non deve aver frequentato la scuola. Quindi devo capire che cosa sta succedendo. Allora, cioè, oltretutto, Vanessa, per il fatto che non... Maestra scuola, mi sta chiamando la maestra, Vane. Mi sta chiamando la tua maestra. Aspetta un attimo. Sì. Ah, ecco. Ah, ma mi dica. Cosa è successo? Ah, ecco, sì. Guardi, Vanessa quindi è stata promossa? Ah. Mamma, guardi, maestra, non so come ringraziarla, c'eravamo seriamente preoccupati, avevamo appena visto la valutazione perché purtroppo non avevo internet in casa e non ero riuscita a verificare sul registro elettronico e mi è venuto un colpo. Grazie, grazie mille, buone vacanze, maestra, buone vacanze. Grazie a lei. Buonasera. Vane, sì. C'è stato un errore, hanno sbagliato alcune valutazioni, una di queste era la tua, sei stata promossa a pieni voti, amore, ma come del resto io non avevo dubbi. Meno male, mamma, ma infatti mi sembrava strano.
Però la prossima volta mi dovete dire la verità. Non che mi dici che sei stata promossa e poi scopro che sei bocciata. Anche tu. Ma io ti ho detto la verità. Sì, su di te, sì. Hai visto che pasticcio, che è successo? Meno male che si è risolto nei migliori dei modi. Quindi adesso, ragazzi, possiamo andare a festeggiare. Andiamo. Guardate, ormai guardate. No, che ti fai male. Ma che forza che sei. Però ti fai male, anche perché Vanessa non è leggera, è tutta muscolosa. Vabbè, te ti si lancia giù con me. Stop, festeggiamolo, facciamoci male. 3, 2, 1, auguri! Auguri, sì, auguri, guarda, ci vogliono proprio gli auguri. Ragazzi, mi raccomando, comprate le nostre unghie su www.bonnetgrow.shop. E ragazzi, se le comprate oggi su estate 10, potrete avere sempre le vostre unghie che avete comprato, ma anche altre in omaggio, e forse avete la possibilità di fare una videochiamata con noi. E anche il 10% di sconto. E quindi cosa aspettate? Compratele. Ma ragazzi, tra poco ci saranno i video in Sardegna, quindi non perdetevi. Cucciolini e cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Buongiornissimo, amore! Ciao! Oggi è il primo giorno di scuola dopo le vacanze. Io mi sono addormentata, è tardissimo, ma vedo che anche voi state facendo una fatica immane per svegliarvi. Quindi dobbiamo alzarci. Ani, dai, amore, è tardissimo, veramente. Dobbiamo alzarci, Sono già quasi le 8. Vane? Vanessina? Buongiorno cuccioline e cucciolini, come state? Oggi è il primo giorno di scuola di Vanessa e Anastasia dopo la nostra vacanza, ahimè è finita, ma ne stiamo programmando già un'altra perché io voglio tornare in crociera, tutto bello, tutto servito, tutto riverito, finalmente un po' di pace e di relax, ma niente, siamo tornati alla nostra solita routine e vediamo come è andato oggi il primo giorno di Vanessa e Anastasia. Bimbe, bentornate! Com'è andato il primo giorno di scuola, Vanessa? Bene? Ti ha interrogato dopo le vacanze? Come non è il primo giorno? Siamo stati in vacanza 10 giorni, tra Pasqua. No, in effetti sei tornata 3 giorni. Tutto bene? Ti ha interrogato di storia? Com'è andata? Tutto bene? Sì. Bene. E la signorina qua? Ciao, amore, hai tanta fame! Com'è andato? Bene. Ti ha dato le schede la maestra da fare? Per domani? O no? Ce l'ha staccata sul quaderno. Ma le dobbiamo fare per domani? Ne facciamo qualcuna però? Così ci portiamo avanti, sennò questo fine. Forse a scuola, Guarda arrivo. Ah, ce le hai a scuola, allora ce le dobbiamo fare tutti questo fine settimana? Sì. Va bene, dai. A dopo. Amo. Ma devi andare a catechismo? Sì. Ma mi ero dimenticata. Niente, allora tu vai a catechismo, io vado a fare la spesa e Anastasia è rimasta a casa con papà. Ti vengo a prendere alle 6, va bene? Sì. Poi devi studiare il mondo. Speravo che oggi non ci fosse catechismo e tu avessi più tempo. Cosa vuoi fare? Dimmelo, geografia? Scienze. Vuoi studiare scienze? Va bene, scienze che sono tantissime pagine. Buona lezione. Grazie. In attesa che esce Vanessina da catechismo, abbiamo portato fuori Gasper che oggi è una bellissima giornata e gli diamo una bella pettinata al nostro gattone. Com'è andata a scuola, amore? Devo scappare. Com'è andata a scuola? Tutto bene? Sì. Finalmente un po' d'aria, Gasper, però non andare troppo lontano, Perché noi ragazzi dovete sapere che non lo facciamo uscire il nostro gatto, perché no, perché è un gatto d'appartamento e non ci fidiamo a farlo uscire. Guardate. E quindi ogni tanto lo portiamo fuori, ma siamo in allerta che non scappi. Ma lui è bravo, tranquillo. Ok, amore, siamo rientrati, dobbiamo andare a prendere Vanessina a scuola. Sì. Senti, ma non è che le maestre hanno scritto qualcosa sul diario, una qualche comunicazione o qualche compito che devi recuperare? Me lo vai a prendere così verifico? Non ci voglio. Vabbè, non è che è molto difficile andare a prendere il diario, eh? Vabbè, andiamo a prendere Vanessa, poi vediamo cosa c'è, va bene? Gli uccelli. Voli dagli uccelli, wow, mamma mia, che volo. Hai spiccato il volo. Ti senti un uccellino? Guarda. Senti i cani, vieni, spostati. Per un'ora. Per un'ora, dai, vediamo. Questo è un secondo, neanche, amore. Andiamo, amore, che esce la Vane. Sono le 5, poi magari ci fanno aspettare un quarto d'ora. Però noi ci proviamo ad arrivare in tempo. Ogni volta. Ciao, dai, raccontami cosa hai fatto oggi a scuola. Ti ha fatto recuperare qualcosa la maestra? Qualche scheda? Forse, sì. Forse ho fatto tutto, lo sai. Ma li hai attaccati anche sul quaderno rosso.
Le hai attaccate sul quaderno rosso? Sì, quello. Ma li hai fatti in classe? Che sì, stamattina posso dire la filastrocca? Sì. Filastrocca proprio bella. Ve la dico con una tabella. Se hai una sola caramella e te le danno altri 5, 6 caramelle in tutto fanno, te le mangi grossamente e l'addizione tieni in mente. Ma bravissima! Però mangiarla, 5 caramelle, fa venire le carie nei denti. Una più 6 fa fuori. Perché tu ne metti 5 e 6. E quanti anni ho io? 6. Esatto, come e le caramelle. 6. Tipo se sono 5 più 1 fa 6. Sì, o al contrario, però la stessa cosa, tipo 1 più 5 fa 6. Certo, stessa cosa. Esatto. Tipo 7 più 2, c'è un numero. Quanto fa? Per esempio, quanto fa 7 più 2? Dopo il 7 cosa c'è? Dai, dopo il 7 cosa c'è? 7 più 2 fa 9. Ah, brava. Allora, l'incontrare è la stessa cosa. Bravissima. Adesso aspettiamo un attimo che ci investono, eh? Guarda, amore. Guarda che adesso devi metterti veramente subito a studiare. Cosa avete fatto, amo? Vi state preparando per la comunione? Sì? Ma le preghiere ve le chiedono ogni tanto? Le hai imparate tutte a memoria. Va bene, andiamo a casa a studiare. Uff, che noia questa settimana. Non vedo l'ora che finisce. È iniziata oggi e non vedo l'ora che finisce. Soprattutto venerdì sarà pesantissimo. E poi vai ai pop. Sei contenta di andare ai pop? Che hai saltato 3 lezioni, mannaggia. Ma perché ti ciucci la maglietta? L'hai bucata, fa vedere. Ma perché? L'ho già bucata, quando ancora non l'avevo masticata. Ma perché la mastichi? No, non l'avevo masticata ancora, era già rotta. Tu rimani fuori? In giardino? Guarda che non devi uscire dal giardino, lo sai, vero? Lo sai, vero? Sì. Ani, però cerca di... Sì, dai, vai. Vediamo un po'. Oddio. Ma si fa così? Sì. Ma sei sicura? Vabbè, no, non farla più. No, amore, lascia stare. Ho visto, brava. Vabbè. Sì, Ani, va bene così, fidati. Bravissima, amore, bravissima. Vanessa, sei già, vero? Eh? Va, ne andiamo, dai. Vai a prendere il diario che guardo, dai. No, guardo io. Vabbè, posso guardare anch'io, eh? No. Vabbè, ecco, ha parlato anche lui. Vabbè, però non sbagliare pagina, mi raccomando, guarda che sono tante. Che punto sei? Cosa stai facendo? Sto facendo il mio disegno. Stai facendo lo schema? Stai facendo lo schema? Dov'è il diario? Questo. Ma perché stai facendo l'albero? Ma scusa, ma Vane, ma pertanto così studiamo direttamente da lì. Ti piace? Vanessa, ascoltami bene. Sono 5 pagine. Non perdere tempo, perché sono le 7:30 di sera. No, ma prendo adesso, faccio questo. No, ma poi prendo tutto dalle altre pagine. Non è che su mappe c'è. Prova a vedere, magari su mappe c'è. Hai trovato mappe? Ma è quello? Yes, ci sono le pagine indicate del libro? Beh, sì, ma guarda. Cioè, sul libro non c'è scritto se su mappe lo trovi? Sì, vabbè. Gasper. Allora. Le piante respirano. Tu prima magari dai un'occhiata a quello che c'è sul libro e guarda se è la stessa cosa. Sembra di sì. Sembra. A cosa ridi? Vediamo se all'inizio... Senti, ma Vane, ma non è che sul diario avete scritto qualcosa? No. Controllo? No. Fa vedere, dov'è? No. Vabbè, ma posso controllare? No. Perché non posso controllare? Perché no? Tanto ti dico che non c'è. Sei sicura? Io controllo. No! Io controllo. Dai. C'è qualcosa che devo sapere? No. Sei sicura? No. La maestra ha detto di non fare vedere alle mamme il diario. Sicuro, guarda. Tanto li registro. Sicuro la maestra? Domani glielo chiedo alla maestra. Allora, ho scoperto che nel quaderno di Anastasia ci sono tutte le schede di italiano da recuperare, compresa la filastrocca da studiare per domani. E lei dov'è? Anastasia, vieni un attimo. Vieni dentro perché c'è la filastrocca da studiare e hai le schede nel quaderno. Sì, Ani.
Sì, è per domani. Sì, dai, vieni dentro. Hai ragione, è per venerdì, però hai tutte le schede da recuperare. Recuperiamo un po' di schede, anche Vanessa sta facendo i compiti, eh. Tu eri fuori a giocare e sono quasi le 8 e avevi un sacco di schede da recuperare. Ascolta, ma non te lo ricordavi che avevi le schede? Io quando sono uscita da scuola te l'ho chiesto e tu mi hai detto che le avevi a scuola. Eh sì, sei furba, eh. È quello rosso. Sei furba. No, quello rosso c'è la scuola. E è già finito. Ho capito, ma tutte sti compiti. Cos'è? Ani, ma secondo te, perché Vanessa non vuole farmi vedere il diario, però non ti fare sentire? Eh? Secondo me perché di solito non ha mai avuto una nota. Non ha mai avuto una nota? No, mamma, secondo me è infatti per quello. Effettivamente lei mi ha mai negato di guardare il diario, solo che stasera non me lo vuole fare prendere. E quindi c'è qualcosa che non mi torna. Tu hai notato qualcosa a scuola di strano oggi? Magari l'hai incrociata? No. No? Niente, dobbiamo fare in modo di capire che cosa è successo. Magari quando riusciamo, di nascosto le prendiamo il diario e vediamo se è successo qualcosa, ok? Tu adesso finisci di fare i compiti che è tardi, va bene? Vane, dove vai col diario? Voglio controllare che cosa c'è da fare per domani. Va bene. E c'hai sul diario? Sì. Le materie? Controllo con te? No. Eh? No. Ti aiuto a fare lo zaino? Di solito vuoi che ti aiuto a fare lo zaino? No. Vabbè, ho finito. Vado a farmi la doccia. Brava, vai a farti la doccia. Anastasia, anche tu ti devi fare la doccia tra poco, eh? Ani, ha lasciato il diario. Ha lasciato il diario lì. Cosa facciamo? Lo guardiamo? Vai, corri. Dai, prendilo. L'hai preso. Dov'è che scrivono di solito se uno prende la nota? In fondo? Io non lo so, non avete mai preso una nota in vita vostra? Dai. Sei veloce, perché secondo me adesso... Cosa? Hai visto? Vanessa! Lo sapevo! Non ha portato il libro... Di matematica e il quaderno. Lo sapevo! Qua c'è la firma della maestra e qua devo firmare io. Lo sapevo. Adesso, hai visto? Hai visto? Che furba? Ragazzi, anche voi seguite. Guarda, ho sentito un rumore, se ti sei. Oh, ah no, è il gatto. Oddio, mi sono spaventata. Il gatto è sceso dalle scale. Pensavo che era lei. Secondo me tra poco... Il balsamo è nel mio bagno. Non dobbiamo aggredirla, cioè non se la devo. Guardate il video, vedete, adesso non vogliamo fare, ma mai fare vedere. Allora, ma te do subito una penna e scrivi subito quella e lo rimettiamo subito a posto, perché sennò si accorge. Cos'è che devo scrivere? La firma. Ma no, ma io adesso vado su e questo diario io lo picchio. Vabbè, adesso arrivo, Vanessa, adesso arrivo, non ti preoccupare, sto arrivando. Arrivo. Andiamo. È così. Sì, e sì. Poi lo metti in castigo. Ok, andiamo. Sì, sì. Andiamo a lavorare. Esatto, andiamo a lavorare, va? Allora, metti il guardia. Poi lo prendiamo quando sarà il momento giusto, ok? Ok? Sì, sì. Che tu non è che hai mai preso qualche cosa? No, ti faccio un guardia. Te lo faccio sempre vedere il piano. Ah, ecco. Scusa. Vale, posso entrare? Dai, amore, su. Sbirci. Cosa sta facendo? Ciao! È di suo occhio. Posso? Sì. Ti stai preparando per fare la doccia? Eh? Sì? Senti, ma lo zaino lo prepari tu stasera? Sì? Ieri l'hai fatto tu lo zaino, vero? Hai fatto tutto a posto? Non hai dimenticato nulla? Sì? Era tutto ok? Ok, allora ascoltami un attimo, scusami, No, ma giusto un secondo. Ecco. Anastasia, pensaci tu. È inutile che ridi, Perché tutto il giorno che ti vedevo strana, che non mi volevi fare vedere il diario.
nota. Come? Non è la nota. Cioè, mamma, sono i primi giorni. Anche tu che mi mettevi tutti in disordine. Tipo, mi mettevi i libri. Allora, cioè, uno. Adesso è colpa mia? No, mettevi uno su. Guarda, che non sono io, su, eh. Alcune volte sbaglio anche a giocare. Ma poi sono i primi giorni di scuola. E appunto, c'era bisogno di nascondermi la nota. Fammi capire. È una nota in cui ti dice che hai dimenticato il quaderno e ma il libro. Non è una nota. No, è una nota perché la devo firmare. È una nota. E chi l'avrebbe fatta la firma? Non so. È chi l'avrebbe fatta la firma? Non mi dire, Vanessa, che hai già firmato cose al posto mio, No. Guarda che se scopro che firmi al posto mio, cosa che non penso che tu faccia, che non arrivi a fare veramente così tanto. Allora la prossima volta ti chiedo gentilmente, e anche a te, che se prendete una nota, un avviso sul diario. Io l'ho fatto sempre vedere. Sì, ma non hai mai preso una cosa del genere. Tu, Vanessa, me lo devi. Vanessa, sto parlando con te. Me lo devi dire subito. Tanto cosa pensi che sono? Stupida? Ho visto che oggi mi volevi negare l'accesso al tuo diario, Non sono mica scema. Queste cose però mi fanno arrabbiare. Può capitare, bambine, di sbagliare. Vabbè, tu ancora sei piccola, lo zaino. A parte che tu lo zaino lo fai soltanto la domenica per il lunedì. Vanessina, può capitare di sbagliare. Ok, adesso vi lavate. Si va a nanna, che domani si va a scuola. Quindi salutiamo i nostri cuccioline e cuccioline. E iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like a questo video. Ciao! È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, corriamo giù.